Stefano De Martino, una confessione sconvolge tutti. Ho perso me stesso. Ho perso me stesso per un po', parevo tutto muscoli e tattoo, lo sfogo del conduttore di Rai 2. 33 anni e una vita intera già da raccontare. Stefano De Martino è ormai un volto amatissimo di Rai 2, e il suo bar Stella è diventato rifugio per il pubblico a casa alla ricerca di serenità e di una sana risata. Nel suo passato però ci sono i sacrifici di gioventù, la voglia di arrivare, la ribalta con amici di Maria De Filippi e gli alti e bassi sentimentali che oggi l'hanno riportato da Belen, l'amore di sempre. Sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale oggi però il conduttore si è raccontato, e lo ha fatto senza filtri con una schiettezza a dir poco disarmante. Ha ammesso che la notorietà, arrivata con il talent di Canale 5, così improvvisa l'ha destabilizzato. Ho perso me stesso per un po', parevo tutto muscoli e tattoo, non sapevo ancora comunicare altro. A riportarlo con i piedi per terra è stata però proprio Maria De Filippi che lo ha voluto poi tra i professionisti del talent dell'ammiraglia Mediaset e successivamente come giudice del serale. Stefano De Martino, retroscena su Maria De Filippi. Mi diceva sei un pir asterisco a... Dalla sua parte il talento di Amici ha sempre avuto la conduttrice pavese che, ha omaggiato di recente, e non ha mai nascosto una certa simpatia per lui, già ai tempi in cui era un alunno della scuola di Canale 5. È stata proprio lei a lanciarlo e riportarlo con i piedi per terra. Io facevo il galletto, lei mi guardava sorniona. Sei un pir asterisco a, ha svelato il conduttore di Bar Stella. Senza peli sulla lingua ha fatto un bilancio degli ultimi 10 anni, sottolineando che il suo è stato un viaggio alla scoperta di se stesso e di essere una persona in movimento perpetuo. Non ha nascosto però di essere molto legato al suo. All'impegno con Bar Stella, il conduttore è protagonista anche a teatro con lo spettacolo Meglio Stasera, one man show cucito su di lui.